sorta, cioè uguali, quindi musiche improvvisate, strazioni tra elettronica, musica, eccetera, eccetera, e tutte quelle cose poco inibili e di conseguenza poco riconoscibili, ma che hanno un loro mondo, che però volevamo presentare in maniera diversa, quindi non tanto un concerto classico, un concerto serale, che poi viene comparato appunto con altri standard, ma il fatto di lavorare anche a bambini e adolescenti. Però lavorare insieme in una maniera tale che praticamente quello che dobbiamo fare a partire da oggi e nei prossimi mesi, con degli appuntamenti che ci sarebbe addirittura riuscire a scandire con una certa regolarità, la sua azienda proprio fare dei piccoli set di pochi minuti, 3-4 minuti, basati sulla musica improvvisata, quindi questa cosa che passa abbastanza la partecipazione di tutti, compreso dei bambini, che non c'è una partitura del bene o da seguire, o non ci sono standard di questo tipo. Vogliamo fare questa serie di set brevi, registrati, mettere live e mettere allo stesso livello ovviamente tutti i musicanti, i solisti. Il sito di Verber, quindi Verber.it, si troverà progressivamente questa serie di materiali. Audio, poi stiamo facendo fotografie ovviamente, tramite video. Vogliamo riuscire a creare una specie di strana band, non so come dirla, morbida, dinamica, che ogni volta si riorganizza. Oggi il nucleo centrale è composto da Vincenzo Vasi, da me, da Romeo Vasi, che è il batterista alla mia sinistra, e ci sta raggiungendo Massimo Semprini, che tra l'altro Massimo Semprini ha, ecco, se vi interessare, fatto un primo progetto sulla musica improvvisata, un corso vero e proprio all'Istituto Lesbi, che inizierà, se non sbaglio, a febbraio. Bene. Comunque c'è questo corso aperto a tutti i musicisti e no, che si può frequentare per imparare a praticare questi strumenti. Strumenti significa ovviamente anche voce, quindi non bisogna fermarsi al problema tecnico, allo strumentale. Questo Semprini ci sta raggiungendo perché aveva un aspetto importantissimo, c'era la storia di quindi ora lui sta compiendo la festa del Brasile e bloccando tutti i bambini per venire qua e chiamare. Chi volesse intervenire può farlo, per cui basta segnalare il proprio desiderio alla dottoressa Galassi con camicia rossa e telecamera, perché si può fare, si può partecipare come con qualsiasi cosa, a partire appunto dalla voce, che non significa cantare, ma se c'è anche un pezzo di testo che sembra interessante, questo lo si può fare, nessun problema, non preoccupate di fare la cosa giusta, perché è giusta, quindi lo so. Iniziamo.